Nella 16ª giornata d'andata del campionato di Serie C Girone C, la Juve Stabia si è aggiudicata il derby con il Benevento per 1-0, disputato a Romeo Menti di Castellammare di Stabia. I gialloblu, grazie a questo successo, consolidano la posizione di vertice della classifica, allontanando i Sanniti, ora a 6 punti di distacco. Mister Andreoletti ha schierato il 3-5-2 con Paleari, il Quachibi, Capellini, Berra in prota, Caric, Talia, Agazzi, Benedetti, Bolzius e Ferrante. Ai cambi Ciano, Pinato, Marotta e Masciano. Angelo. È stata una gara vivace, combattuta, con i giallorossi sempre in partita, che hanno trovato un solo avversario sulla loro strada, il portiere senegalese Thiam, che ha impedito in più occasioni al Benevento di pareggiare i conti. Ricordiamo che la rete decisiva è arrivata al 13° del primo tempo grazie ad un colpo di testa del difensore Bellic, capo cannoniere della Juve Stabia. A nulla è servito il tardivo ingresso in campo di Marotta, che ha irrobustito sicuramente l'attacco assieme a Ferrante, troppo isolato per gran parte della partita. Nel prossimo turno, nuovo derby, questa volta al Ciro Vigorito con l'Avellino, una gara da vincere assolutamente per non allontanarsi troppo dalla prima posizione. L'allenatore del Benevento Calcio in sala stampa ha commentato la sconfitta subita a Castellammare per 1-0. Sono rammaricato perché alla fine meritavamo il pareggio. Abbiamo trovato sulla nostra strada un grande portiere come Thiam, che ha fatto di tutto per impedirci di andare in rete. La gara è stata equilibrata, giocata a testa alta dai miei ragazzi, e il pareggio ci sarebbe stato tutto. Ritengo che la gara non è determinante per l'esito della stagione. Il campionato è ancora lungo e il Benevento ha molto da dire, ha concluso Andreoletti, già con la testa al prossimo derby contro l'Avellino, che si disputerà domenica al Vigorito alle 18:30. Alle prime luci dell'alba, i carabinieri della compagnia di Benevento hanno eseguito un fermo per delitto nei confronti di un giovanissimo del posto per il reato di tentato omicidio e porto d'armi o d'oggetti atti ad offendere. L'episodio si è verificato nella centralissima piazza Venanzio Vari, sede della Movida beneventana, intorno alle 3:45, nei pressi di un noto locale della città. La zona frequentatissima dai giovani provenienti dal capoluogo e dai vicini centri abitati è stata oggetto dapprima di un aspro diverbio tra ragazzi originato da futili motivi, nel corso del quale un 19enne noto alle forze dell'ordine, dopo aver tirato fuori un coltello, ha colpito con violenza e per ben 3 volte al torace e al fianco sinistro un 37 di Casalduni. La vittima, trasportata in codice rosso presso l'ospedale Sacro Cuore di Gesù, fate bene fratelli di Benevento, si trova in prognosi riservata, non in pericolo di vita. L'allarme è partito subito da parte dei ragazzi presenti, che hanno osservato la scena, ha consentito ai carabinieri di accorrere subito sul posto e presso l'ospedale. Le prime indagini hanno consentito, anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine e dei locali presenti in zona, di individuare subito il colpevole, che è stato accompagnato presso la caserma dei carabinieri di via Mio Martini e dichiarato in stato di fermo di indiziato delitto. Uscire di notte con una lama in tasca è l'esatto contrario del concetto di divertimento, e dare vita ad una rissa per uno sguardo di troppo, per una parola sbagliata, non è da duri che sanno farsi rispettare, ma da stupidi che rischiano di rovinare le vite proprie e altrui. Ai giovani dico di riflettere e usare il cervello, alle famiglie di vigilare e non sottovalutare i segnali spia, mentre le istituzioni aumentano gli sforzi per contrastare la violenza. Noi come amministrazione abbiamo messo in campo tante iniziative per contrastare la devianza e avviare i giovani verso percorsi giusti, così in una nota il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella. L'amarezza resta, Benevento è più sicura, lo dicono i dati di molte altre città italiane, ma certo non c'è immunità da fenomeni come la violenza giovanile, che oramai sta assumendo i contorni di un'emergenza nazionale. Alle famiglie e agli operatori della scuola dico che l'amministrazione comunale c'è e sostiene chi vuole prevenire degenerazioni e intervenire su situazioni critiche o di vulnerabilità sociale. Il nuovo governatore di Banca Italia, Panetta, nelle sue prime dichiarazioni ha affermato con nettezza che bisogna proseguire l'impegno per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno. Lo ringrazio, scrive il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ma la verità è che il tema del Mezzogiorno è praticamente assente dal dibattito politico nazionale tra governo e opposizione. Noi a Benevento ce la mettiamo tutta. Finalmente, quando i corvi e i malpensanti di professione pensavano che la notizia da noi data e da me sottoscritta con protocollo ufficiale della presenza della solita
Unitec a Benevento fosse una balla, è arrivato il responso: 50 milioni di investimenti con 327 assunti e altri 300 dall'indotto. Sono una realtà, credo sia l'investimento più grande negli ultimi anni, ne sono, ne siamo orgogliosi. Il progetto Solitec, che entrerà in funzione nel giro di 2 anni, ha concluso Mastella, rafforza la presenza nel mercato europeo del comparto agrivoltaico. Nuova aggressione all'interno del carcere di Sant'Angelo dei Lombardi. I detenuti si sono scagliati contro un agente della polizia penitenziaria, colpendolo a calci e pugni al volto. Il fatto è stato reso noto dal delegato regionale della campagna penitenziaria Maurizio Repola. L'aggressione è stata improvvisa, ha spiegato, e solo grazie all'intervento di altri agenti sono state evitate le conseguenze peggiori. Gli episodi come quelli segnalati si ripetono con troppa frequenza, ha sottolineato il sindacalista USP. Con diverse missive continua così a ribadire che la situazione all'interno dell'istituto di Sant'Angelo dei Lombardi non è più sostenibile. È la nuova Opel Corsa elettrica? Yes. Ha una grande autonomia? Yes. Of course. È divertente da guidare? Yes. Spinge forte? Yes. Si ricarica al volo? Davvero? Yes, of course. Vieni a conoscere la nuova Opel Corsa. Concessionaria Sara, zona industriale, Benevento. A distanza di 2 anni dalla competizione elettorale per le elezioni comunali del capoluogo, che ha visto Civico 22 affermarsi come forza capace di attrarre nuovi cittadini alla partecipazione politica e ottenere il consenso più alto mai raggiunto dalle liste civiche di tutte le precedenti elezioni, dopo 2 riunioni avvenute tra i 15 componenti del coordinamento, il movimento di Civico 22 ha deciso di partecipare alle elezioni provinciali accanto al Partito Democratico, continuando il percorso di coalizione avviato nel 2020, poi interrotto bruscamente con la negazione delle primarie nel 2021 e ripreso negli appuntamenti successivi. Il governo italiano ancora non mette in discussione le decisioni di Strasburgo dopo l'importante sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha riconosciuto ai lavoratori dei consorzi di Benevento, dopo oltre un decennio di lotta, al risarcimento del danno e le somme non erogate dall'autorità giudiziaria italiana. L'avvertenza continua ed è il momento di chiedere al governo e al Parlamento di non scordarsi di questi lavoratori. Incontriamo Susanna Camusso per discutere di questo e per chiedere un intervento del Parlamento già nella prossima legge di bilancio. Così in una nota la CGIL di Benevento, che incontrerà la sindacalista alle ore 15.45 presso il Salone di Vittorio della Camera del Lavoro di Benevento in via Bianchi. Lunedì 4 dicembre ritorna in edicola il Sannio Quotidiano. Puntuale anche il format La Musica a Benevento, i protagonisti a cura del giornalista critico e storico musicale Enrico Salzano, che si occuperà questa volta di un giovane talento della nostra città e del Sannio, Cosimo Cochi Ricciolino. Da tempo impegnato in diversi progetti nella capitale dove si sta formando, passando dalla recitazione alla musica, al teatro, per affrontare anche diverse esperienze televisive. Cosimo Cochi Ricciolino sta portando avanti un progetto interessantissimo che riguarda anche la musica, ed in particolare con un progetto che lo vede protagonista con la band swing italiano, la Ciribiribin Italian Swing Orchestra. Di questo ed altro si parlerà lunedì 4 dicembre sul Sannio Quotidiano La Musica a Benevento, per la firma dell'autore Enrico Salzano, critico e storico musicale. Alex, tu hai già deciso cosa regalare per Natale? Sono ancora un po' indeciso. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Sara. Di che parlate? Dei regali di Natale. Tu quest'anno cosa regalerai ai nonni Pizzi? Pantofole, bagnoschiuma, dopo barba? No, ma sono cose troppo banali. Io regalerò la serenità. Cioè? Dei voucher dell'ASDIM, che sono dei buoni per delle visite specialistiche. Quindi anche noi regaleremo la serenità. Ottima idea.
Da primi anni in via Castella a Benevento, Babbo Natale con l'Elfo aspettano bambini e genitori per regalare tanta gioia. Sabato 9 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30. Primi anni, un Natale in armonia, tutto da vivere. Buon Natale a tutti, a presto! Oh, 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 oh! Si è tenuta presso il palazzetto dello sport Mario Parenti una partita del cuore in favore del comitato UNICEF di Benevento per una raccolta fondi tesa a sostenere il programma UNICEF che aiuta a combattere la malnutrizione infantile. All'evento hanno partecipato le classi degli indirizzi sportivo e turistico dell'Istituto di Istruzione Superiore Alberti di Benevento. La Sei Shinkan, Karate e Do del maestro Alfredo Testa, quale docente esterno dell'Istituto Alberti, nell'alveo di un progetto posto in essere dall'indirizzo sportivo, ha inaugurato l'evento con una rappresentazione delle principali tecniche della disciplina marziale eseguita da un gruppo di studenti dell'Alberti, alla quale sono seguite simulazioni della disciplina marziale eseguite da alcuni allievi del reparto agonistico. L'evento è proseguito con una partita di basket della squadra femminile della Virtus Academy di Giulio Musco, al termine della quale ha improvvisato con gli alunni dell'istituto presenti una gara di canestri con i relativi premi. Il presidente del comitato UNICEF di Benevento, Giampiero De Cicco, ha ringraziato la Sei Shinkan, Karate Do e la Virtus Academy per aver dedicato al comitato Sannita l'iniziativa, nonché la dottoressa Silvia Vinciguerra, dirigente scolastica dell'istituto Alberti, da sempre sensibile e vicina al comitato Sannita, per la sensibilizzazione degli alunni verso tematiche diritti oggetto della Convenzione dei diritti del fanciullo. C'è il marchio del nuovo acquisto Fetta impresso sul Blitz 2-3 pugliese del team Benevento 5, che ha sbancato il difficile campo del defender Giovinazzo, ottenendo 3 punti importantissimi per il prosieguo della stagione. L'ex Sporting Sala Consilina, sbarcato la settimana scorsa alla corte di mister Centonze, al sesto ha subito fatto capire il suo valore, portando in vantaggio i giallorossi con un tiro preciso sul primo palo, mentre in precedenza ci aveva pensato Mateus con un grande intervento a fermare un'iniziativa di Yander, assolutamente non appagato. 2 minuti più tardi è stato Fetta a siglare il 2-0, questa volta dopo un assist di Milucci andato via al suo diretto controllore con estrema facilità prima di depositare la sfera in fondo al sacco. L'inevitabile risposta del defender Giovinazzo poi ha trovato tra i pali un Mateus sempre attento, mentre al 17esimo è stato ancora Fetta a descrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori con la terza rete quasi al termine di una frazione praticamente perfetta disputata dal pivot giallorosso. Nella ripresa il defender Giovinazzo ha alzato il baricentro rientrando in partita con le reti di Silon e Firmino, e nel finale i ragazzi di mister Centonze sono stati bravi a stringere i denti, blindando un successo che ha permesso al Benevento 5 di rimanere al secondo posto in classifica a meno 3 dalla capolista Manfredonia. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.